Dai molti universi che l'uomo non ha ricevuto intorno dalla natura, ma che si è foggiati traendoli dal suo spirito, l'universo dei libri è il più vasto. Ogni bambino, quando traccia sulla lavagna le prime lettere dell'alfabeto e tenta per la prima volta di leggere, compie il primo passo in un universo artificiale ed estremamente complicato, con proprie leggi e proprie regole del gioco, leggi e regole che nessuna vita umana basta a conoscere a fondo e ad applicare integralmente. Senza la parola, senza la scrittura e senza i libri non si dà storia, non esiste l'idea di umanità. E se qualcuno volesse tentare di racchiudere e di possedere in un piccolo spazio, in un'unica casa o in un'unica stanza, la storia dello spirito umano, costui non potrà raggiungere il suo intento se non sotto forma di una scelta di libri. Si è bensì constatato che l'occuparsi di storia e il pensare storicamente presentano dei rischi e negli ultimi decenni abbiamo visto come il nostro senso della vita si ribelli energicamente alle discipline storiche. Ma proprio da questa rivolta abbiamo potuto imparare che la rinuncia a sempre nuove conquiste e prese di posizione delle grandi eredità spirituali non restituisce comunque alla nostra vita e al nostro pensiero verginità alcuna. Presso tutti i popoli la parola e la scrittura sono cosa sacra, magica. Pratiche magiche sono in origine sia il nominare che lo scrivere, magiche prese di possesso della natura per il tramite dello spirito e il dono della scrittura è stato dovunque celebrato come di provenienza divina. Presso la maggior parte dei popoli il leggere e lo scrivere erano arti sacre e segrete, riservate alla casta sacerdotale. Ed era un avvenimento grande e straordinario se un giovane decideva di apprendere quelle auguste arti. Era una meta non facile, riservata a pochi, che esigeva dedizione e sacrificio. Se lo vediamo dalla prospettiva delle nostre civiltà democratiche, lo spirito era allora qualcosa di più raro, ma anche di più nobile e sacro di quanto non sia oggi. Stava sotto la protezione della divinità e non si offriva a chi che sia si raggiungeva con un cammino faticoso, non lo si conquistava a buon mercato. Noi possiamo farci solo un'idea vaga di ciò che significasse, nell'ambito di una cultura ordinata su basi gerarchiche e aristocratiche, in mezzo a una popolazione analfabeta, essere a conoscenza del segreto della scrittura. Significava distinzione e potere, corrispondeva al processo di una magia bianca e nera un talismano di una bacchetta magica. In apparenza tutto questo è cambiato profondamente. Oggi il mondo della scrittura e dello spirito sembra accessibile a chiunque, ognuno anzi vi viene introdotto a forza qualora voglia sottrarvisi. Oggi saper leggere e scrivere sembrano aver poca più importanza che saper respirare o nel migliore delle ipotesi saper andare a cavallo. Oggi la scrittura e il libro sembrano essersi spogliati di ogni particolare dignità, di ogni incanto, di ogni magia. Nelle religioni persiste bensì il concetto di libro sacro, di libro rivelato. Ma poiché la Chiesa Cattolica Romana, l'unico organismo religioso che in Occidente goda ancora di un'effettiva potenza, non ammette eccezionale valore alla diffusione della Bibbia, quale lettura destinata ai laici, in realtà di libri sacri non ce ne sono più se non tra le sparute schiere degli ebrei praticanti e dei seguaci di qualche setta protestante. Qua e là può vigere ancora il processo che impone a chi presta un giuramento ufficiale di porre la mano sulla Bibbia. Ma un simile gesto non è più che un freddo estenuato residuo di forze un tempo fiammanti e al pari della stessa formula del giuramento non implica più, per l'uomo comune d'oggi giorno, alcun vincolo magico. I libri hanno smesso di valere come segreti, sono aperti a tutti. Così sembra. Se dal punto di vista democratico-liberale ciò costituisce un progresso o una cosa naturale e ovvia, da altri punti di vista è certo anche una svalutazione e una volgarizzazione dello spirito. Non ci lasceremo privare della rallegrante certezza che un progresso sia effettivamente avvenuto e non possiamo che compiacerci del fatto che leggere e scrivere non siano più il privilegio di una casta o d'una corporazione e che anzi dall'invenzione dei caratteri da stampa in poi il libro sia divenuto un oggetto d'uso e di lusso diffuso su larghissima scala che le forti tirature gli consentano d'essere venduto a basso prezzo e che ogni popolo possa oggi rendere accessibili i suoi libri migliori i cosiddetti classici anche ai meno abbienti non ci affliggeremo eccessivamente per il fatto che l'idea del libro sia ormai quasi interamente spogliata della sua antica sublimità e che ultimamente, per effetto del cinema e della radio, in apparenza il libro abbia ulteriormente perso, anche agli occhi della massa, valore e forza d'attrazione. Tutto ciò non deve assolutamente indurci a temere una futura estromissione del libro, al contrario. Quanto più crescerà con l'andare del tempo la possibilità di soddisfare per mezzo di nuove invenzioni certe richieste di svago, certe esigenze popolari di istruzione, tanto più il libro potrà riacquistare dignità e autorità, poiché anche per il progressismo più intemperante e infantile non potrà tardare l'inevitabile riconoscimento che la scrittura e il libro hanno funzioni di valore imperituro. Sarà manifesto che la formulazione per mezzo della parola e la trasmissione di detta formulazione attraverso la scrittura non sono soltanto sussidi importanti, ma in realtà l'esclusivo mezzo grazie al quale l'umanità può possedere una storia e una duratura consapevolezza di sé. A tutt'oggi non è ancora stato raggiunto del tutto lo stadio in cui le scoperte della moderna concorrenza, come la radio, il cinematografo, il cinematografo e via dicendo, siano in grado di sottrarre al libro stampato quella parte delle sue funzioni che non merita rimpianti. In verità non si comprende per quale ragione, ad esempio, il romanzo a meno, assolutamente privo di valore poetico ma ricco di situazioni e di immagini, di tensioni e sollecitazioni emotive, non possa diffondersi attraverso sequele di immagini come al cinema, oppure attraverso la comunicazione radiofonica, o ancora grazie a un'eventuale combinazione di questi due mezzi evitando che migliaia di persone sprechino tempo ed energie visive nella lettura di simili libri. Eppure la divisione del lavoro, che in superficie non vediamo ancora realizzata a pieno, è già attuata da tempo in parte nel chiuso degli stabilimenti. Già oggi non di rado apprendiamo che questo o quel poeta ha abbandonato il libro o il teatro ed è passato al cinematografo. In questo caso la necessaria e auspicabile separazione è già avvenuta. È sbagliato infatti affermare che l'attività letteraria e quella del cinema siano la stessa cosa o anche soltanto che abbiano molto in comune. Non intendo assolutamente con ciò inneggiare al poeta e dire che al suo confronto il cineasta vale meno. Tutto vorrei per chi questo, ma l'uomo che si sforza di comunicare una sua descrizione o narrazione per il tramite della parola e dello scritto, fa qualcosa di totalmente e sostanzialmente diverso da chi si accinge a narrare la stessa vicenda, servendosi di gruppi umani predisposti per girare un film. Il poeta della parola può essere un povero manovale e il cineasta un genio, non è questo il punto. Ciò che la massa ancora non avverte, e forse passerà molto tempo prima che lo scopra, ha già cominciato a definirsi nella cerchia stessa dei creatori. Esiste una differenza di fondo tra i vari mezzi attraverso i quali si cerca di raggiungere un risultato artistico. Anche quando tale separazione sarà pienamente realizzata, continueranno certo ad esservi sia romanzetti che filmacci, prodotti da rozzi intelletti che esercitano un'attività piratesca in campi di cui non hanno competenza. Ma quella separazione contribuirà assai a chiarire le idee e ad alleggerire di pesi superflui sia la letteratura sia le attuali concorrenti. Allora il cinematografo non potrà arrecare maggior danno alla letteratura. Di quanto la fotografia, per esempio, non ne abbia recato all'arte. Ma riprendiamo il nostro tema. Ho detto poc'anzi che oggi il libro, in apparenza, ha perduto molto della sua forza magica, che oggi gli analfabeti, in apparenza, sono diventati mosche bianche. Perché in apparenza? È possibile che sussista ancora in qualche luogo l'antico incantesimo, che ci siano ancora, malgrado tutto, libri sacri, diabolici, magici. È possibile che la magia del libro non sia un concetto che appartiene interamente al regno del passato e delle favole? Ebbene sì, è proprio così. Le leggi dello spirito, come quelle della natura, sono immutabili e al pari di quelle non si lasciano eliminare. Possono essere eliminati gli ordini ecclesiastici o le caste di astrologi o aboliti i loro privilegi. Nozioni o opere che finora erano geloso possesso e tesoro di pochi, possono essere dischiusi ai più, e addirittura è possibile che i più vengano costretti a prendere conoscenza di questi tesori. Ma tutto questo avviene all'estrema superficie. In realtà nulla di nuovo è accaduto nel mondo dello spirito da quando Lutero tradusse la Bibbia e Gutenberg inventò i caratteri per la stampa. La magia si manifesta ancora nella sua interezza. Lo spirito continua ad essere il possesso segreto di una piccola schiera, gerarchicamente ordinata, di privilegiati, solo che questa schiera è diventata anonima. Da alcuni secoli la scrittura e il libro sono diventati fra noi bene comune di tutte le classi sociali, più o meno come la moda è diventata bene comune dopo l'abolizione delle norme corporative in materia d'abbigliamento. Ma la creazione della moda rimane tuttora riservata a pochi. Guardate lo stesso vestito, prima indossato da una raffinata e bella donna dall'elegante figura e poi da una donna qualsiasi. L'effetto sarà sorprendentemente assai diverso. Nel campo dello spirito, inoltre, dopo la sua democratizzazione, si è verificato un altro spostamento davvero curioso e sconcertante. La sua guida, sfuggita dalle mani dei sacerdoti e dei dotti, è finita chissà dove in un luogo imprecisato dove non si riesce più a porla su una base solida e responsabile, e nemmeno si riesce a legittimarla e a riferirla a una qualsiasi autorità. Perché lo strato di pensatori o di scrittori che di volta in volta sembra assumere funzioni di guida, in quanto forma l'opinione pubblica o almeno le fornisce le sue parole d'ordine del momento, ebbene, questo strato non si identifica con quello dei creatori. Ma smettiamola di procedere per astrazioni. Prendiamo un qualunque esempio della recente storia delle idee del libro. Immaginiamoci un tedesco istruito e amante della letteratura negli anni fra il 1870 e il 1880. Diciamo un giudice, un medico, un insegnante di scuola superiore o un privato che legga molti libri. Che cosa ha letto? Che cosa ha conosciuto dello spirito creatore del suo tempo e del suo popolo? In cosa ha preso parte alla sua vita e alle sue speranze? Dov'è finita quella letteratura che i critici e l'opinione pubblica di allora giudicavano buona, desiderabile e degna di essere conosciuta? Non ne rimane quasi più traccia. E mentre Dostoevsky scriveva i suoi libri, mentre Nietzsche, ignorato o dileggiato, attraversava in solitudine la Germania, divenuta in quegli anni ricca e godereccia, i lettori tedeschi tutti, vecchi o giovani, di rango elevato o infimo, leggevano forse Spielhagen o la Marlitt o magari, nel caso più favorevole, le graziose poesie di Emanuel Geibel, che conoscevano tirature quali, si può dire, non ha più raggiunto da allora alcun poeta lirico, e leggevano i versi del famoso der Peter von Scheckingen, la cui fortuna e popolarità superavano addirittura quelle delle poesie di Geibel. Di esempi se ne potrebbero portare a centinaia. Si vede dunque che l'intelligenza si è solo apparentemente democraticizzata e che solo in apparenza i tesori spirituali di un'epoca appartengono a chiunque nell'epoca stessa abbia imparato a leggere, che in realtà invece tutto ciò che vale davvero rimane segreto e sconosciuto e si direbbe che da qualche parte sottoterra esista una casta segreta di sacerdoti o di congiurati che da un anonimo recesso tiri le fila dei destini dello spirito che camuffi i suoi emissari armandoli di potere e di forza esplosiva per la durata di generazioni e li spedisca senza alcuna legittimazione sulla terra, provvedendo a che la pubblica opinione, paga di quanto sa, non avverta nulla della magia che si dispiega sotto i suoi occhi. Ma anche in un ambito assai più ristretto e modesto, possiamo osservare ogni giorno a che punto siano bizzarre e fiabesche le sorti del libro, come abbiano a volte il potere d'esercitare un incanto sublime e a volte il dono di rendersi invisibili. I poeti vivono e muoiono, noti a pochi e a nessuno, e dopo la loro morte, talora decenni dopo la loro morte, vediamo tutt'a un tratto la loro opera risorgere radiosa come se il tempo non esistesse. Abbiamo visto con stupore come quel Nietzsche, che il suo popolo unanimemente ripudiava, Molto tempo dopo aver compiuto la sua missione fra una dozzina di intelletti, si è diventato, con qualche decennio di ritardo, un autore amato e ammirato che si ristampa continuamente. E come la lirica di Höldering, a distanza di più di cent'anni dalla sua origine, abbia entusiasmato di colpo la gioventù studiosa. O come d'improvviso, dopo millenni, l'Europa abbia scoperto, dell'antichissimo tesoro della saggezza cinese, il solo Lao Tzu e lo abbia tradotto malamente, letto malamente, a guisa di una moda, come avrebbe fatto di Tarzan o di un foxtrot, e tuttavia quella scoperta abbia avuto una grandissima importanza per gli strati intellettualmente più vivaci e produttivi della nostra società. E ogni anno vediamo migliaia e migliaia di bambini entrare in prima elementare, tracciare le prime lettere, decifrare le prime sillabe, e continuiamo a vedere come, per la maggior parte di loro, il saper leggere divenga assai presto qualcosa di ovvio e di poco pregiato, mentre altri, con una meraviglia e un entusiasmo che aumentano di anno in anno, di decennio in decennio, fanno uso di questa chiave magica di cui la scuola li ha muniti. Se oggi infatti a ciascuno è dato a imparare e leggere, sono sempre pochi quelli che si rendono conto della potenza del talismano loro consegnato. Il bambino fiero d'avere imparato a conoscere le lettere si impadronisce della lettura di un verso o di un proverbio, poi della lettura di una prima poesiola, di una prima fiaba, e mentre i non eletti ben presto esercitano la loro capacità di lettura soltanto sui notiziari e sulle pagine commerciali dei giornali, i pochi prescelti continuano ad essere stregati dal singolare prodigio delle lettere e delle parole, che ciascuna d'esse è stata inizialmente per loro un incantesimo, una formula magica. Da questa piccola schiera nascono i lettori. Da bambini scoprono nel libro di lettura qualche poesia, qualche narrazione, un verso di Matthias Claudius o un racconto di Hebel o di Hauf. E una volta raggiunta l'abilità nel leggere, non voltano le spalle a questa esperienza, ma si spingono oltre nel mondo dei libri e ne scoprono passo a passo la vastità, la molteplicità, la forza allietante. Da principio credevano che quel mondo fosse un bel giardinetto con una iuola di tulipani e lo stagno per i pesci rossi, e ora il giardino diventa un parco, diventa paesaggio, continente, mondo, diventa paradiso e costa d'avorio. In vita con fascini sempre nuovi, fiorisce in sempre nuovi colori. E quello che ieri sembrava un giardino o parco o foresta vergine, oggi o domani verrà riconosciuto come tempio. Un tempio con mille celle e cortili in cui è presente lo spirito di tutti i popoli e di tutte le epoche, perpetuamente in attesa di ridestarsi e sempre pronto a rivivere in unità la multiforme polifonia delle sue manifestazioni. E a ogni autentico lettore. Questo mondo dei libri si presenta in diverso aspetto, ognuno ricerca e rivive in esso se medesimo. C'è quello che, procedendo tastoni, arriva dalla fiaba infantile e dal libro di indiani fino a Shakespeare o a Dante, un altro invece, da una lettura scolastica sul firmamento, giunge a Keplero o Einstein, un terzo parte della sua preghiera di bimbo per approdare ai devoti e freddi colonnati di San Tommaso o di San Bonaventura oppure alle stravaganze sublime del pensiero dal Mudico, o alle parabole primaverili delle Upanishad, ai commoventi itinerari della sapienza chassidica, o infine ai lapidari e pur così gentili, garbati e sereni precetti dell'antica Cina. Mille strade ci guidano attraverso la foresta verso mille mete, e nessuna meta è l'ultima. Al di là di ognuna si aprono nuovi orizzonti. Dalla saggezza e dalla fortuna, Dipenderà se il nuovo e probo adepto si smarrirà e soffocherà nella foresta, che è il mondo dei suoi libri, o se invece troverà la via per trasformare le sue esperienze libresche in esperienze autentiche e giovevoli alla vita. Coloro cui rimane precluso il fascino del libro se ne fanno un'idea analoga a quella che si fanno della musica coloro che non riescono ad apprezzarla. E non di rado la lettura è accusata d'essere una passione morbosa e pericolosa che rende inadatti alla vita. Naturalmente in questa accusa c'è un briciolo di verità. Tuttavia andrebbe chiarito bene che cosa si intenda per vita e se essa non possa essere concepita altrimenti che in opposizione allo spirito. E va pur detto che la grande maggioranza dei pensatori e dei maestri, da Confucio a Goethe, sono stati in vero uomini dalla vita eccezionalmente attiva. Ad ogni modo, il libro presenta dei pericoli che sono ben noti agli educatori. Se poi tali pericoli siano maggiori di quelli che presenta un'esistenza estranea all'universo dei libri, a questo non ho trovato il tempo di pensare fino ad oggi. Io certo sono un lettore, appartengo fin dall'infanzia alla schiera dei maniaci, e se capitasse a me come al monaco di Heisterbach, Potrei perdermi anch'io per centinaia d'anni nelle celle e nei meandri, nelle caverne e negli oceani del mondo del libro. Un mondo che non sentirei mai diventare più piccolo. E non è che pensi con ciò all'incessante crescita di contenuto che quel mondo subisce. No. Ogni autentico lettore, anche se non gli giungessero libri nuovi, potrebbe continuare per decenni e per secoli a immergersi nello studio del tesoro dei libri che ha già, a cimentarsi con essi e a gioire di essi. Ogni nuova lingua che impariamo, vuol dire una nuova messa d'esperienze, e di lingue ce n'è un numero immenso, ben più grande di come ci dicevano a scuola. Non c'è solo una lingua spagnola, o italiana, o tedesca, non ci sono solo le tre ben note specie di tedesco l'antico alto tedesco, il medio alto tedesco e così via. Oh no! Ci sono cento lingue tedesche, tante lingue tedesche, spagnole e inglesi, quanti sono in ciascun popolo i modi di pensare e le sfumature nel sentirsi vivere. Diciamo anzi che vi sono quasi altrettante lingue quanti pensatori e scrittori dotati d'originalità. Nell'epoca stessa di Goethe, e purtroppo alquanto misconosciuto da lui, Jean-Paul scriveva il suo tedesco affatto diverso e pur tuttavia tanto schiettamente tedesco e tutte queste lingue sono in fondo intraducibili. Lo sforzo di certi popoli di elevata civiltà sotto tale aspetto i tedeschi sono all'avanguardia inteso ad appropriarsi della letteratura universale mediante le traduzioni è certo ammirevole e i risultati in alcuni casi sono stati splendidi eppure non solo questo tentativo è riuscito solo in parte, ma in fondo è destinato a non realizzarsi mai compiutamente. Esametri tedeschi che suonino come quelli di Omero non sono ancora stati scritti. Da cent'anni in qua il grande poema di Dante è stato tradotto in tedesco varie dozzine di volte, col risultato che l'ultimo e poeticamente più rilevante di questi adattatori, riconosciuto Riconosciuto che ogni tentativo di tradurre una lingua del Medioevo in un idioma moderno risultava inadeguato, per il suo Dante in veste tedesca si è creato una lingua sua, un tedesco medioevale poetico, esclusivamente foggiato all'uopo, e la sua impresa non può che destare ammirazione. Ma anche se il lettore non acquista la padronanza di nuove lingue e perfino se non impara a conoscere letterature nuove e a lui finora sconosciute, può proseguire all'infinito nelle sue letture, ampliarle, costruirle sempre più. Ogni libro di ogni pensatore, ogni verso di ogni poeta mostrerà al lettore, a intervalli di qualche anno, un volto rinnovato e mutato. Verrà inteso diversamente, gli svelerà dentro nuovi echi. Quando da adolescente lessi e le capì solo in piccola parte le affinità elettive di Goethe, si trattava di un libro totalmente diverso dalle affinità elettive che adesso rileggo forse per la quinta volta. Ecco, il mistero e la grandezza di certe esperienze di lettura stanno proprio qui. Quanto più differenziata, quanto più sensibile e densa di riferimenti si fa la nostra capacità di lettori, tanto più chiaramente vediamo ogni pensiero, ogni creazione poetica nella sua unicità, individualità, stretta interdipendenza. Vediamo ogni bellezza e ogni fascino poggiare precisamente su quell'individualità e irrepetibilità. E tuttavia crediamo di distinguere sempre più nettamente come tutte quelle centinaia e migliaia di voci di tutti i popoli tendano a una stessa meta, invochino con diversi nomi sempre le stesse divinità sognino gli stessi desideri, soffrano gli stessi dolori, da innumerevoli lingue e libri di tanti millenni, da questo mostro mitologico dalle mille teste, quella di cui il lettore nei suoi momenti di grazia avverte su di sé lo sguardo, è una chimera strana, sublime, più che reale, è il sembiante dell'uomo, da mille tratti contradditori, magicamente ricomposto, in unità.